Questo è il tetto con le lampade. Quindi vedete, montanti. Qui sono ovviamente sporcizie, magari la macchina è stata sotto gli alberi, quindi il cliente mi dovrà dire se rimuovere questi segni qua, che non sono segni di lavorazione, però vi faccio vedere incrociando com'è la lavorazione. Quindi questa è una macchina salvata dalla verniciatura, quindi incrociando con le lampade deve essere perfettamente in linea con quello che è stato prodotto in questo caso da Audi. Lamiere Audi, ovviamente, a mio avviso, lamiere delle macchine tedesche insieme a Kia e Hyundai, le lamiere migliori da lavorare. Quindi se vi fate un giro, macchine recenti, le grandinate sono più lievi su macchine di produzione tedesca e Kia e Hyundai. Quindi se avete macchine di questo tipo, portatele volentieri. Senza smontare si impiega un po' più di tempo, ma si riescono a riparare. Questo è l'altro montante. Adesso abbasso le lampade e vi faccio vedere le fiancate. Allora, perché uso due lampade? Uso quella della Pro PDR che offusca i bolli, cioè li riduce, e è utile per iniziarli a lavorare. Uso questa lampada che vi sto facendo vedere, la mia lampada, che ha 9 LED, che amplifica i bolli. Quindi uso la mia lampada essenzialmente per rifinire. Il grado di finitura che si ottiene con questa lampada non è richiesto, però su macchine nuove secondo me è obbligatorio usarla. Su macchine di qualche anno io la uso, se i carrozzieri mi dicono fai in fretta, utilizzo la Pro PDR, che a parità di lavorazione con quella della Pro PDR la macchina si fa in un giorno, con la mia lampada si vede praticamente tutto e si impiega un giorno e mezzo. Faccio vedere adesso l'altro lato e poi vediamo il cofano in alluminio. Aveva bolli grossi, però non aveva tanti, quindi va benissimo. Ah, anche il cofano non l'ho smontato. Vedete, questa lampada qui offusca se caricate la batteria Makita, che suona. Questa lampada offusca. Adesso qui ci sono degli aloni di lavorazione. Andranno tolti, vi faccio vedere, tolgo già subito. Il cliente ovviamente macchina nuova, l'ha portata pulita, vedete, aloni tolti. Quindi questo è il grado che sono riuscito a ottenere. Si partiva già da una buona base, però lavorazione indipendentemente dal tempo fatta al meglio possibile, cioè il prezzo viene fatto a macchina, se poi ci va mezza giornata in più il prezzo rimane comunque quello. Il cliente infatti mi ha detto non ti preoccupare, il cofano e il lamiera. Io ho detto guarda che è in alluminio, ma no, non ti preoccupare che è il lamiera. Ho detto vabbè, lascia la macchina. E il cofano era in alluminio, ovviamente, le ventose non tiravano, quindi lavorazione più complessa, però come ho detto prima, vantaggio perché si è bollato di meno. Pochi bolli grossi, però se si sanno riparare i bolli grossi non è un problema. Vedete, adesso vi faccio vedere il cofano in alluminio che ho riparato montato. Anche qui non volevo
perdere il registro delle viti, non volevo segnare le viti smontando il cofano e mettendolo sul cavalletto, ho preferito lavorare anche, sono impiegato più tempo, o per dirla meglio, se ho lavorato in maniera più scomoda, però ho preferito lasciare il cofano montato. Adesso mi abbasso e faccio scorrere la lampada. Questo è quello che dovete fare se volete delle perizie, cioè andate in un supermercato con i LED che passano sul bollo, cioè spostate il telefono, fate passare i LED del parcheggio del supermercato sui bolli e vi dico quanto costa riparare la macchina. Qui la mia era ancora malleabile, quindi macchina nuova, rispondeva benissimo. Se avete macchine nuove, volete dei lavori curati nei minimi dettagli, li faccio volentieri. Macchine cotte dal sole, macchine giapponesi, dove la lamiera è difficilissima da lavorare, insomma, si fanno lo stesso, ma ci va più pazienza e più tempo. Vedete, questa è la finitura. Passo sui bolli da diverse angolazioni, perché cosa succede? Molte volte uno potrebbe pensare, riparo il bollo in maniera che vedendo la macchina frontalmente risulta riparato. Sì, ma poi il bollo lo vedo anche di lato, quindi il cliente subito vede la macchina riparata, come si sposta poi nei giorni successivi può vedere ancora qualche bollo non riparato perfettamente. Quindi i bolli vanno visti da tutte le angolazioni. Quindi questa è la riparazione. Se avete macchine di pregio oppure nuove da riparare, contattatemi. Sapete che il grado di lavorazione è questo. Ovviamente anche quando lavoro per i network, non qui va lucidata, ci sono delle ditate, va bene. Anche quando lavoro per i network non sto a vedere mezza giornata in più o in meno, a fine mese farei di più con un buon livello di lavorazione, ma a me interessa un livello ottimo di lavorazione per il mio modo di lavorare, anche che impiego un po' di più, a fine mese esce qualche macchina in meno, però siccome la lavorazione poi la faccio io, voglio che sia fatta al meglio possibile. Quindi non corro per fare in fretta le lavorazioni e guadagnare di più, quindi non lavoro sulla quantità, ma preferisco lavorare sulla qualità, per il mio modo di lavorare. Quindi ditemi cosa ne pensate, se come qualità vi sembra decente. L'altro lato, andiamola a vedere. Comunque lavoro fatto bene, si partiva già da un danno non gravissimo, c'era qualche bollo secco, la difficoltà ovviamente è stata riparare i bolli solcati sul tetto con le ventose. Quindi insomma, non bolli accennati ma bolli gravi, senza smontare, ripararli con le ventose non è facile. Quindi vedete, vabbè, quindi qui è come si vede la macchina. Ovviamente più mi allontano più vedo tutti i difetti. I laterali vanno visti lontano. Attrezzatura che ho usato, queste ventose le ho già fatte vedere prima, questo punzone. Questo è un punzone cinese che serve per rifare la buccia. E
c'è in funzione dell'avulso che è finito da qualche parte. Questo qui costa 40 euro, però funziona bene. Niente, leve queste che vedete qua, martelli, quelli che vi ho fatto vedere, e questo estrattore e per le parti più flessibili quest'altro estrattore, entrambi della Wurtz. Se video di questo tipo vi interessano, fatemelo sapere nei commenti. Se avete vetture da riparare, qualsiasi tipo di vetture, ma preferibilmente vetture nuove, quindi non stuccate, non già verniciate, fatemelo sapere. E se invece vi interessano i corsi, questo è il grado di finitura che in genere i corsisti riescono a ottenere dopo aver fatto il corso e dopo aver fatto per conto loro 4 mesi di pratica su bolli lievi, quindi non su bolli solcati come nel caso della grandinata a Torino. Però questa è la finitura che i corsisti, ripeto, dopo 4 mesi di pratica, dopo aver fatto il corso, riescono a ottenere su bolli lievi. Ok? Se video di questo tipo vi interessano, fatemelo sapere. I corsi sono attivi, le riparazioni ovviamente inizia la stagione adesso e ci vediamo nei prossimi video.